tutti amici, ben ritrovati da Vostro Giampi. Allora, siamo qui per fare i miei pronostici, le mie previsioni calcistiche per questa giornata di Serie A, la sesta giornata. Allora, le partite cominceranno da stasera, che è martedì, poi giocheranno quasi tutte domani, per poi finire giovedì con due posticipi. Allora, la prima, martedì, ovvero stasera alle ore 21, ci sarà Inter-Fiorentina, trasmessa da Sky. Il mio pronostico è 1x. Poi, mercoledì, domani alle ore 19, ci sarà Udinese-Lazio, trasmessa da Sky. Questa partita qui, il mio pronostico è over. Poi, alle ore 21, ci sono parecchie sfide, tra cui Juventus-Bologna, trasmessa da DAZN, io qui dico no gol. Genoa-Chievo, trasmessa da Sky, io dico gol. Poi Napoli-Parma, sempre trasmessa da Sky, il mio pronostico è over. Poi Atalanta-Torino, trasmessa da Sky, il mio pronostico è gol. Poi Cagliari-Samp, la mia Matte Samp ovviamente, la partita verrà trasmessa da Sky, il mio pronostico è X2 con tutti gli scongiuri. Poi per finire mercoledì sempre alle ore 21 c'è Roma-Frosinone, trasmessa questa su DAZN, il mio pronostico è 1. Poi giovedì alle ore 19 Spal Sassuolo, trasmessa da Sky, il mio pronostico è 1x. E per finire questa sesta giornata di campionato, questo turno infrasettimanale, alle ore 21 ci sarà Empoli Milan, trasmessa da DAZN, il mio pronostico è 2. Questi sono stati appunto i miei pronostici. Ci sono belle partite. Inter-Fiorentina già stasera, secondo me, è una bella partita. Udinese-Lazio non è da sottovalutare. C'è anche un Genoa-Chievo che sicuramente non è male. Atalanta-Torino è un'altra bella sfida. E poi attenzione perché la Roma di Francesco deve fare assolutamente risultato, perché sennò la sua panchina comincia già, veramente sta già traballando, quindi deve fare risultato assolutamente, come deve farlo Gattuso a Empoli, dovrà fare sicuramente un risultato, quindi non sono partite così scontate, come non lo è quella della Samp. Cagliari è sempre difficilissimo, la Juventus credo che non abbia problemi col Bologna, il Napoli dovrebbe vincere col Parma, ma attenzione, io dico sempre, le partite sono tutte da giocare, nulla è scontato. Quindi commentate, condividete, iscrivetevi al canale, lasciate un like. Ciao a tutti dal vostro Giampi.